Tifosi gerossi, ben trovati dallo Stadio Olimpico Grande Torino per la 37esima giornata di campionato. La nostra Roma contro il Torino. Singo, Torino che prova a partire, attenzione a questa palla infilata pericolosissima, e poi attenzione al Torino, e c'è il gol. E c'è il gol di Berenguer. Le finte di Bruno Perez, il pallone per Cristante, attenzione a Mkhitaryan, palla per Dzeko, posizione regolare per Edin che la piazza in rete su assist di Mkhitaryan. Il gol di Edin Dzeko che pareggia subito su assist di Mkhitaryan. Posizione credo assolutamente regolare, che la mette dentro con il sinistro, salta Smalling e arriva il gol del 2-1. E dunque il gol di Chris Smalling porta in vantaggio la Roma, molto importante, salta perfettamente l'inglese che trova il gol del 2-1. È pronto Kolarov a battere questo calcio di punizione, palo pieno da parte di Kolarov, era praticamente immobile Juicani. Dzeko che si sbarazza, praticamente una spallata, c'è Mkhitaryan solissimo, forse deve dargli adesso Edin che invece vuole il doppio passo, entra di rigore. Calcio di rigore per la Roma. Il doppio passo da parte di Edin Dzeko ha lasciato sul posto questa volta l'avversario. Parte Diawara, la sua conclusione e la rete di Diawara con il brivido, ma la palla entra e dunque Amadou Diawara. E qui la conclusione, non so la palla dove sia passata, veramente di un soffio. Palla raccolta da Singo. Si autolancia Singo, è impressionante però Singo perché alla fine va via, ancora Singo, entra addirittura in area di rigore, Singo la conclusione e la palla termina in rete. Zaniolo, prova ad andare qui Nicolò, finisce con la vittoria 3-2 comunque per la Roma, che si vede annullare un gol nel finale.